Vorrei concludere questo discorso proprio aggiungendo, insomma, facendo qualche riflessione ulteriore sulla stretta relazione tra capitalismo e anarchia. Se avete visto il Salò di Pasolini, ricorderete la frase pronunciata da uno dei quattro scellerati, chiusi nella specie di parodia del Castello di Sandro. Uno di loro dice: la sola vera anarchia è l'anarchia del potere. Nello stesso senso, molti anni prima, Benjamin aveva scritto, cito: nulla è così anarchico come l'ordine borghese. Ecco, ancora una volta io credo che questo suggerimento di Pasolini e di Benjamin vada presa sul serio. Benjamin e Pasolini colgono un carattere essenziale del capitalismo o della religione capitalista, se volete, che è forse il potere più anarchico che sia mai esistito, nel senso letterale che esso non può avere alcuna arche, nessun fondamento, nessun inizio. Non ci può essere un arché del capitalismo. Però anche in questo caso la religione capitalista mostra la sua parassitaria dipendenza o relazione con la teologia cristiana. E qui c'è un punto, secondo me, molto singolare, molto interessante. Perché quello che funziona come paradigma dell'anarchia capitalista è l'anarchia di Cristo, quindi la Cristologia. Forse qualcuno di voi saprà, si ricorderà, che fra il IV e il VI secolo la Chiesa, soprattutto quella orientale ma anche quella occidentale, fu profondamente sconvolta, divisa, dalla grande controversia sull'arianesimo. Non potete immaginare l'importanza che ebbe per più di 2 secoli questa disputa, questa lotta, in cui l'imperatore era implicato, perché l'imperatore all'inizio era dalla parte di Ario, poi invece va dalla parte dei padri contro Ario. Ci furono circa 1.000 persone accecate per questo, e un numero di morti si conta a decine di migliaia, almeno 5 grandi concili su questo problema. Qual era il problema? Qual era il problema che divideva Ario dal resto della Chiesa? Tanto Ario che i suoi avversari erano concordi nell'affermare ovviamente che il figlio Cristo è stato generato dal padre e che questa generazione, era la formula canonica, è avvenuta prima dei tempi eterni. Quindi da sempre, Cristo è stato generato da sempre dal padre. Però qual era la piccola differenza che Ario introduceva? Ario dice: sì, è vero, il figlio in questo senso è da sempre generato, quindi è coeterno al padre, è stato generato sempre col padre, però, questo è il punto che teneva a precisare, mentre il padre è veramente, assolutamente anarchico, anarchos, cioè non ha alcun principio e fondamento, il figlio ha la sua arché nel padre, quindi non è anarchico come. Questo è il nocciolo, diciamo, il nucleo di questa immensa disputa che per 2 secoli ha fatto scannare i cristiani tra loro, era se Cristo, il figlio, è anarchico o no, se ha un arché, un fondamento o no. Come sapete, appunto, prevalse l'opinione degli avversari di Ario, l'imperatore Costanzo nel 343 riunì decisivo con Assisi, il concilio a Servica, in cui fu affermato con chiarezza che anche il figlio è anarchico come il padre, e come tale, cito, egli regna assolutamente, anarchicamente e infinitamente. Pantote anarchos kai ateutetus. Quindi tutto il nocciolo di questa, la posta in gioco di questa grande disputa è se il figlio, se Cristo è anarchico. Perché questo punto mi interessa, al di là delle sottigliezze bizantine di questa disputa? Perché chi è il figlio? Il figlio non è altro che la parola e l'azione del padre. Anzi, il figlio, come sapete, è il principale attore dell'economia della salvezza, che è al centro del dogma trinitario. Cos'è l'economia della salvezza? È il governo divino del mondo ai fini della salvezza dell'umanità.
gestione della storia umana. L'economia, come sapete, come anche oggi, non significa altro che management, gestione. Ecco, però allora, se il filo non è altro che questo, se il principale attore dell'economia della salvezza, quindi del governo divino del mondo, è anarchico, è questo appunto il punto decisivo. Questo significa quindi che il governo divino del mondo, il principale attore incarnato in tutto il Cristo, si incarna in Cristo per l'economia della salvezza, è un'economia anarchica, infondata. Se non si intende questa originaria vocazione anarchica della cristologia, non è possibile comprendere né il successivo sviluppo storico della teologia cristiana con la sua latente deriva ateologica. Vi sapete di no che a un certo punto, se si spinge Cristo contro il Padre, si ha una specie di assoluto anarchismo quasi ateo, no? Però non si capisce, secondo me, nemmeno la storia della filosofia e della società e della politica occidentali, con la loro cesura fra ontologia e prassi, fra essere e agire, e la loro conseguente enfasi sulla volontà e la libertà. Perché che Cristo è anarchico significa in ultima istanza che nell'Occidente moderno, non solo il linguaggio del verbo, no? Ma anche la prassi e l'economia non hanno fondamento nell'essere. C'è questa, se si dovesse fare una grande cesura, che cos'è che veramente distingue il mondo antico, il pensiero antico dal pensiero cristiano? È proprio questo, no? Che per un greco, per un ancora per un romano, almeno fino alla Stoa, la prassima, le azioni degli uomini sono fondate nella loro natura, nel loro essere. Se un uomo è in un certo modo, la sua azione sarà in un'altra. Quindi la prassi umana è fondata nella, nella natura e nell'essere dell'uomo. Ecco, invece il grande novità del cristianesimo, una rottura assoluta tra essere e prassi. L'azione umana non ha fondamento nell'essere, è anarchica, e questo si scrive dicendo che è libera. Voi sapete che tutti gli storici del pensiero antico, una delle prime cose quando hanno lavorato sul concetto di volontà e libertà, diranno: e gli antichi non hanno il concetto nostro di volontà, di soggetto libero, non esiste, no? C'è appunto, c'è una specie di necessità che scaturisce dall'essere. Invece la teologia cristiana appunto scopre la libertà, scopre la volontà soprattutto, e la scopre perché? Perché appunto Cristo è anarchico, perché il governo divino del mondo non ha archè, è anarchico. Ecco, comprendiamo anche ora meglio perché la religione capitalista e le filosofie ad essa subalterne hanno tanto bisogno di parlare sempre di volontà e di libertà, perché il capitalismo parla tanto di libertà. Libertà e volontà significano semplicemente che essere e agire, ontologia e prassi, che nel mondo antico per questo erano strettamente congiunte, anzi inseparabili, ora invece divergono, separano le loro strade. L'azione umana va per la sua strada, è libera, non è più fondata nell'essere. Libera, cioè, come sapete, no? Grandi caratteri della scienza moderna, condannata al caso, all'autorità. Ecco, fermo qui, vorrei chiudere qui la mia breve, questa breve archeologia della religione capitalista. Non farò una conclusione, perché sono convinto che nella filosofia come nell'arte non possiamo mai concludere nulla, non si può concludere un'opera, possiamo solo abbandonarla, come diceva Giacometti dei suoi quadri, io lo definisco, li abbandono a un certo punto, li abbandono questa, interrompo questa analisi. Però se c'è una cosa che vorrei affidare alla vostra riflessione, questo è proprio questo problema dell'anarchia che ho cercato di evocare alla fine. Contro questa anarchia del capitale, della regione capitalista, io ovviamente non intendo affatto invocare un ritorno a un solido fondamento nell'essere. Anche se l'abbiamo avuto, forse l'abbiamo avuto, mi sembra che abbiamo perduto, almeno abbiamo dimenticato l'accesso ad esso. Credo però, invece di questo sono abbastanza convinto, che una lucida comprensione della profonda anarchia della società in cui viviamo è il solo modo corretto di porre il problema del potere oggi.
e insieme eventualmente quello di affacciare anche quest'altro tema di che cosa potrebbe essere invece una vera anarchia, un'altra anarchia, ammesso che sia possibile pensarlo. Mi sembra che appunto un tale pensiero dell'anarchia, di un'altra anarchia, diventa possibile, anzi non sia altro che ciò che diventa possibile, solo nel punto in cui affermiamo con lucidità l'anarchia del potere della società in cui viviamo. Capire bene che noi viviamo in una società anarchica forse è il solo modo di poter pensare in modo un po' più serio e non così generica dell'anarchia. E vedete che qui, per così dire, costruzione e distruzione coincidono senza esistere. Adesso io sono assolutamente convinto che in filosofia, nel pensiero, non si può assolutamente distinguere una pars destruens dalla pars construens. Distruzione, il momento distruttivo è costruttivo e il momento costruttivo è distruttivo. Quindi costruzione e distruzione coincidono senza residui, ma per concludere citando una delle parole di Michel Foucault, quello che otteniamo così, diceva Foucault, non è nulla di più e nulla di meno, però anche dell'aprirsi di uno spazio in cui pensare diventa nuovamente possibile. Grazie.